Prima o poi doveva arrivare questo momento. Huawei P20 Pro è il vero flagship premium da considerare per la prima parte del 2018. Ispirato, forse, bello senza ombra di dubbio. P20 Pro è sexy con il suo vetro dove giocare con le luci e le ombre per vederlo sempre diverso e mai noioso. Il vetro è tondeggiante ai lati per abbracciarsi con il profilo in alluminio lucido. Tranquilli, non si graffia facilmente. P20 Pro è resistente sia alle ditate e sia ai micrografi. Ma se cade si fa in mille pezzi e la dura legge della fisica, se cade in acqua resiste grazie alla certificazione IP67. Il tasto power ha una fossa rossa, non tanto per riconoscerlo a tatto, ma per dare personalità allo smartphone. Sul frontale c'è il notch e non esclude il lettore di impronte digitali. I gusti sono gusti, se la sezione nera piace è lì e non dà fastidio nella visione di contenuti perché viene automaticamente esclusa quella porzione di schermo. Se il notch non piace, Huawei ha inserito la possibilità di nasconderlo. Con il notch nascosto P20 diventa simmetrico e ottimizzato alla grande. E senza notch il lettore di impronte digitali non disturba il design ed è sempre un piacere utilizzarlo per la sua velocità impressionante. C'è il Face Unlock che funziona in maniera fulminea, pecca un pizzico in controluce ma il sensore di impronte è lì a donare flessibilità di utilizzo. P20 Pro ha anche una buona ergonomia, la presa è onestamente salda. Gli unici pericoli sono in tasca quando proverà a scappare via senza consenso. Con o senza notch, il display di Huawei P20 Pro è di una qualità elevata. Tecnologia OLED, diagonale da 6.1 pollici, in 18,7 noni, risoluzione Full HD Plus e supporto HDR. I colori sono intensi, saturi al punto giusto senza essere troppo marcati. Il display di P20 Pro è caratterizzato da un grande equilibrio generale. Rispetto a recenti OLED dei competitors non ci sono angoli di visuale che virano i colori, la luminosità massima è molto forte e consente a P20 Pro di essere ben leggibile in ogni condizione di luce. C'è ancora bisogno di sottolineare l'assenza del vecchio jack? In ogni caso Huawei prova ad enfatizzare la sezione audio con un setup tweeter più woofer, il tutto enfatizzato dalla gestione automatica di Dolby Atmos. E la qualità dell'audio emessa è ottima, ogni tono è ben identificabile, il volume è corposo. Insomma, bassi, medi, alti, tutto è pulito anche al massimo del volume. Emotion UI 8.1 su Android 8.1 Oreo P20 Pro parte con l'ultimissima versione del robottino verde. L'ultimissima Emotion UI è sempre ricca, personalizzabile, sicura, ma esteticamente sente il peso del tempo. Un launcher diverso è d'obbligo per uno smartphone così bello, like se volete vedere come l'ho personalizzato. Emotion UI un po' croce e delizia dal look discutibile ma dalle funzioni smart. Non si parla della possibilità di controllare la TV di casa via infrarossi, ma di avere a disposizione l'intelligenza artificiale per ottimizzare le risorse e far durare le prestazioni nel tempo. Intelligenza artificiale spinta dal processore Kirin 970 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Rispetto a quanto visto sul Mate 10 Pro, in P20 Pro le cose si fanno più serie e il sudore della N+ si fa sentire. Mettendo da parte l'intelligenza artificiale, P20 Pro ha anche la modalità desktop, in pratica collegandolo ad un monitor esterno si aprirà il desktop con le applicazioni flottanti in finestra. Funziona bene, non tutte le applicazioni sono ottimizzate, ma le prestazioni sono davvero buone, come tutto quello che fa questo smartphone. Perché P20 Pro vola tra le applicazioni, tra i giochi complessi, tra il multitasking aggressivo. Velocissimo ad aprire ogni tipo di apps, solido nelle operazioni quotidiane, un vero piacere da utilizzare. C'è qualche app di terze parti che litiga con il notch, ma la colpa è tutta di Android. Colpa di Huawei invece qualche piccolo frame poco morbido. L'autonomia di P20 Pro è il suo punto forte. Ci sono ben 4000 mAh in un corpo così sottile che con un tipo di utilizzo classico permettono di chiudere circa un giorno e mezzo, ma se messo alle strette chiuderà sempre la giornata almeno con un 20%. Il merito è anche della ricezione telefonica impressionante, avere una ricezione stabile incide positivamente sulla batteria. P20 Pro non è solo un device premium, intelligente e potente, ma anche il miglior telefono in circolazione. La qualità audio è ottima, la conversazione ha una pulizia degna di nota, il microfono cattura l'audio senza nessuna distorsione. Ha tre fotocamere posteriori
ulteriori firmate da Leica, una è da 40 megapixel e sono tutte autogestite dall'intelligenza artificiale. Da dove vogliamo iniziare con questo P20 Pro? Non dai numeri. Huawei sta cambiando il modo di concepire la fotografia da smartphone. Il P20 Pro riconosce ciò che è inquadrato e enfatizza i colori e il contrasto, riconosce un contesto e attiva automaticamente la modalità adatta, stabilizza lo zoom e i video fino a 1080p ed infine permette scatti in lunga esposizione a mano libera. Chiaro, non è la classica fotografia mobile, Huawei sta facendo di più, sta andando oltre i limiti fisici dei sensori da smartphone per ottenere risultati impressionanti. La N più fa davvero la differenza e il merito è anche dell'hardware scelto. 40 megapixel RGB f1.8 con sensore più grande della media, 20 megapixel in bianco e nero f1.6 e 8 megapixel RGB stabilizzati f2.4 zoom ottico 3x. La camera frontale da ben 24 megapixel per non farsi mancare nulla. Due parole sulla camera frontale: va benissimo per i selfie di tutti i giorni, c'è tanto dettaglio e risoluzione per fare ottimi crop, ma i colori sono un pizzico spenti. Gestisce bene i selfie in controluce, anche quelli di notte, ma va sempre disattivata la modalità bellezza. Durante gli scatti quotidiani è consigliato utilizzare 10 megapixel con la possibilità di fare zoom ottico 3x, ibrido 5x. Se si cerca dettaglio puro si può passare ai 40 megapixel nativi, scelta consigliata per la modalità manuale con supporto ai file RAW. In condizioni di piena luce la combinazione tra il sensore RGB di grandi dimensioni e quello black and white permette a P20 Pro di catturare immagini molto reali con colori naturali e un contrasto elevato. C'è una gran bella dinamica tanto elevata da non sentire l'assenza di HDR automatico. Se si lascia intervenire l'intelligenza artificiale, fotografie assumono un look più vibrante, pronte per stupire ed essere condivise. In parole povere, con l'intelligenza artificiale è lo smartphone a decidere come devono essere le fotografie. Lasciando tutto disattivato i risultati sono più fedeli e pronti per una modifica manuale. Le possibilità offerte dallo zoom stabilizzato dall'intelligenza artificiale sono molto pratiche e le immagini risultano nitide ed utilizzabili fino a uno zoom 5x. La vera differenza c'è di notte. Huawei P20 Pro è il miglior smartphone per scattare fotografie in scarse condizioni di luce grazie alla sua modalità notte in grado di far miracoli. L'intelligenza artificiale permette di fare scatti in lunga esposizione senza poggiare lo smartphone su un treppiedi. I risultati sono stupefacenti, questa modalità funziona benissimo fino a 8 secondi di esposizione. C'è anche la modalità ritratto con alcuni effetti di luce particolarmente ispirati che non danno quel tocco artistico sperato. Anche il bokeh non è così naturale, sembra tutto fin troppo fake. Se P20 Pro è con molte probabilità il miglior camera phone del momento, sicuramente è quello più flessibile, non è ancora la miglior soluzione per girare video da mobile. Ad onor del vero, le registrazioni 1080p godono di una stabilizzazione assistita dall'intelligenza artificiale impressionante. Sembra di avere lo smartphone poggiato su una testa fluida a fare carrellate. I risultati in 4K, seppur ottimi, non offrono la stessa stabilizzazione. In ogni caso sono finezze, c'è da sottolineare la cattura audio pulita e cristallina. Per gli amanti dello slow motion c'è la possibilità di girare in HD a 960 frame per secondo. Avevo definito Mate 10 Pro come una statua, una di quelle cose che restano nel tempo. Per P20 Pro e Huawei stessa a parlare di rinascimento, lo smartphone che pensa a se stesso? Ok, tralasciando la filosofia e il peso storico della nascita dell'intelligenza artificiale tascabile, Huawei P20 Pro è il miglior concentrato tecnologico della fascia premium del mercato. Ispirato non, P20 Pro è decisamente sexy grazie al corpo in vetro liquido e i piccoli dettagli di personalità come il power button rosso fuoco. Il notch è scomparsa, c'è design anche per chi ama la simmetria. Display e audio regalano forti emozioni sia in riproduzione multimediale e si è durante daily use. Le prestazioni sono di primissima classe, c'è ben poco da dire per l'autonomia, è così che uno smartphone premium dovrebbe donarsi all'utente. Stessa cosa dicasi per le ottime performance telefoniche. La tripla fotocamera Leica da 68 megapixel totali è la più completa in circolazione,
la più avanzata in commercio. La migliore in assoluto? Probabilmente sì, ma non importa. P20 Pro apre una nuova dimensione alla fotografia mobile, quella assistita dall'intelligenza artificiale. Il vero flagship premium costa comunque meno della concorrenza. Sia chiaro, 899 euro sono comunque tantissimi, ma vederli andare a fuoco per Huawei P20 Pro potrebbe avere più senso rispetto ad altri. Huawei, dopo aver dato fuoco alla fascia bassa e alla fascia media, sta incendiando finalmente anche quella alta. Gli altri azzeranno le ceneri. Sembra una storia già scritta. Insomma, questo brand è una potenza inarrestabile, va ammesso, ma se volete sapere di più su Huawei P20 Pro, andate su techzilla.it, dove c'è la recensione scritta con molti più dettagli. Se il video vi è piaciuto, come al solito, iscrivetevi al canale, attivate i feed, lasciate un commentino qui sotto, fatemi sapere se questo P20 Pro vi piace. In descrizione trovate anche i miei profili social, se vi va seguitemi, ciao e alla prossima!